ha il pull rate più alto tra box e double pack nel TCG di One Piece? Converrà acquistare più uno o l'altro? E quale tra i due fornirà il risultato più soddisfacente? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Molte volte ho avuto modo di aprire un box di OP01, OP02 e via dicendo ed un double pack e tra i due mi è sempre sembrato che quest'ultimo fornisse carte più ricercate o con rarità maggiore in percentuale più alta rispetto alle classiche 24 bustine. Questo fatto è stato poi confermato da diversi aspiranti re dei pirati che nelle due singole presenti nel pack hanno avuto modo di fare ritrovamenti incredibili che il più delle volte hanno ripagato largamente l'acquisto. Ebbene, curioso di sapere come potesse andare a finire, ho voluto mettere a paragone i due prodotti di punta di ogni set per scoprire finalmente la verità. Ma in che modo? È normale che non ho potuto mettere a confronto un singolo double con un intero box. I numeri non sarebbero andati a favore del primo, quindi ho cercato di bilanciare le due cose avendo da una parte sì il già menzionato box dal valore indicativo medio di 140-150 euro ed un intero case che comprende la bellezza di 8 scatole vendute di media a 15-20 euro cada una per il pack, così da avere quanta più parità possibile andando a minimizzare le differenze. Perciò nel video odierno andremo a paragonare i diversi fattori che muovono questi due articoli, decretando infine, a seconda del drop che otterremo dopo le varie sbustate, quale sarà il vincitore di questa prima battaglia tra Case, Double e Box edizione OP07. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà dei decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti, basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale articolo converrà acquistare nel settimo capitolo del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Case Double Pack. Signori, eccoci qui con il primissimo double pack, il primo di 8. Andiamo a togliere la plastica. Mi faccio anche un po' di ASMR, giusto perché togliamo la scatolina. Se poi vorrete, ma insomma, non credo sarà utile fare una cosa simile. Ve lo sto mostrando in questo momento velocemente come è composto un double pack. Mettiamo da parte tutto, questo è il contenuto. Abbiamo la bustina con i don e due pacchetti. Facciamo una cosa, li apriamo tutti quanti, signori, così almeno poi abbiamo una mole non indifferente di pacchetti da aprire e ce li spacchettiamo tutti insieme. Signori, eccoci! Ho appena terminato di spacchettarli tutti. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 pacchetti di espansione più ovviamente 8 pacchetti di don. Andiamo a vedere prima i don e poi ci spacchettiamo con calma tutti quanti i pacchetti. Vediamo le due tipologie di don presenti all'interno di questo double pack. Potrete trovarli ovviamente uno, quindi una tipologia in ogni double pack, come ovviamente al solito. Non riesco a tagliare, ok. La forbice si è dimenticata come si taglia. Ne andiamo a mettere in fila uno a uno. E anzi, devo stare anche attento a non tagliarli tutti. Più che altro non tagliare le carte che ci sono all'interno, perché essendo comunque un... Vediamo se riesco... Sì, riesco a tagliarne due in uno. Essendo comunque dei pacchetti molto molto fragili, si rischia a volte, dato che le carte non sono messe a pressione, di tagliare praticamente il contenuto. Buttiamo la plastica e vediamo la bellezza di questi don, signori. I tre capitani, fantastico. E poi abbiamo, giustamente, Boa. Quindi questi sono i due tipi
Poi mi sembra che ne siano usciti 4 e 4. Sì, esatto, 4 da una parte e 4 dall'altra. Perfettamente bilanciato come dovrebbe essere. Quindi questi sono i don che troverete all'interno. Ve li faccio vedere meglio entrambi, così almeno... Questi sono i don che troverete all'interno, uno per ogni singolo double pack, all'interno dei double pack per l'appunto. E adesso divertiamoci con questa ondata di sboosting. E quindi da qui vedremo, iniziando da qui, attenzione. Attenzione signori, i double pack partono fortissimi con un leader faccione proprio... Che te lo raccomando e vediamo subito perché qua probabilmente le leggende metropolitane hanno un fondo di verità. Qual è il leader che già da subito ci introdurrà all'interno di questo double pack? E la vedo dura per il box a questo punto, come se fosse un cerotto. Via! Jewel, Bonnie, tanta roba. Bonnie è bellissima, signori. È una carta bellissima, con Orso Bartolomeo lì sullo sfondo che sorride. Carta bellissima, soprattutto perché è un leader che si giocherà. Quindi il prezzo sicuramente è interessante, molto interessante. E chissà se proprio soltanto con Bonnie ci si ripaga la spesa. Insomma, vedremo poi, dopo che avrò sbustato anche il box... attraverso la scheda dedicata che preparerò appositamente per andare a fare una sorta di riassunto su tutto quello che si può trovare, se soltanto con Bonnie si arriverà praticamente a punto di pareggio. Caribou, Gekomoria, Morpizza, Marguerite e poi Tempest Kick. Calcolate che ho sistemato le varie carte, i vari pacchetti, chiedo scusa, come se fossero... In coppia, quindi li sto sbustando. Qui troviamo il Don, quindi possiamo già andare veloci. Bonnie l'abbiamo trovata, mettiamo il Don da una parte, quindi li sto sbustando uno dietro l'altro proprio per farvi, per non perdere l'ordine. Edison, in che senso non perdere l'ordine? Praticamente il primo pacchetto è uscito a Bonnie, il secondo pacchetto non è uscito niente, il primo pacchetto del secondo double pack è uscito il Don e adesso vediamo che cosa esce qui. Esce una Bonnie personaggio. Tanta roba anche la Bonnie personaggio, signori. Un mazzo, un double pack all'insegna di Bonnie. Molto bene, signori, molto bene. Già il fatto che è uscito il leader faccione, tanta roba, che poi leader faccione non è un leader faccione, la cosa bella è questa, che non ci sono leader faccioni, se non vado errato, in questo set, ma ci sono delle alternative, delle immagini alternative che riprendono lo stile di... vabbè, dai, signori, Sengoku, bellissimo! Bellissima questa rara alternative, signori, guardate la bellezza di questo Sengoku... Proprio con i maroni che girano, guardatelo. Bellissimo. E qua la vedo durina, la vedo abbastanza tostarella per il box, signori. Andremo a vedere, a meno che non esce una boa manga, ma insomma... non lo so, signori, non lo so. Non ne ho idea. La vedo brutta per il box, signore, perché qui sono usciti tanti dindi al momento, tanti. Keep Out, Iron Body, Pickles, Slave Arrow, Caribou, Ravlucci e Tony Chopper. Già praticamente ci siamo sbustati, forse, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, ok. Ci siamo sbustati... 3? Sì. 3 double pack ed è uscito un bel bottino al momento. Benjamin, Fusa, Edison, Ninetales, Eggett, Chopper, Morgan, Salamo, Amberg, Spurs, Epepes e Fish Tiger. Fantastico, a posto della serie. Della serie che io i nomi di One Piece li conosco tutti a
Memoria tutti, dal primo fino all'ultimo. Comunque incredibile, si è partiti con il turbo. Primo pacchetto, faccione, a posto, leader alternative, meraviglioso. Non poteva andare meglio praticamente. Qui abbiamo una Boa Hancock, anche SR, utilissima nel mazzo di Boa Hancock. Fino adesso abbiamo trovato, mi sembra, soltanto un leader, mi sembra? Non mi ricordo, signori, però comunque... Boa Hancock è entrata, bellissima anche questa immagine di Boa Hancock che per gli appassionati delle waifu, insomma, è un validissimo pezzo da collezione. Qui abbiamo un leader, perché intravedo il rosso, quindi vediamo chi è. Sì, abbiamo trovato Bonnie, ecco, adesso che mi ricordo. Abbiamo trovato anche Ain con Ace raro, e quindi Dragon. Abbiamo trovato Bonnie prima, ecco sì, ora mi ricordo. Che ho detto è un double pack all'insegna di Bonnie. Vediamo qui se... No, niente, perfetto. Quindi vai, vai! Apu, Dogura e Magura, Buster Sports, Khalifa, Slow Slow Sbamf, Snake Dance, Caribou, Giuseppe, Bartolomeo, Luffy e Sanji SR. Tanta roba Sanji SR. Utilissimo in lo rosso-viola. Ho visto liste che lo giocano, quindi molto interessante, soprattutto se lo sia in 4x. Non so se si gioca in 4x o in 2x, però comunque avere il playset in un gioco come One Piece è fondamentale, perché si possono testare cose, quindi perché no? Questa non si può dire. Koala, Dado, Keep Out, Giuseppe, Shaka, Persephone e bello, Jinbe anche, molto carino Jinbe. Sempre presente nel mazzo di Boa Hancock. Carinissimo Jinbe. Questo è veramente bello. Una bella artwork, a me personalmente piace. Poi magari de gustibus, ma a me personalmente non dispiace affatto. Anzi, nella sua classica posa da karate fish, non si può dire karate man però. Capote, Usopp, Reiju, Egged, Morgano, Botte, Spandam, Hamburgo, Schiaffi in faccia, Doflamingo, Carina, eccolo, bello Basil Hawkins, bellissimo Basil Hawkins nel mazzo di Bonnie e tanta tanta roba. Questo è praticamente, ti fai il mazzo di Bonnie con un case di double pack. Questo bellissimo Basil Hawkins, tanta tanta roba. Perché è un character che per toglierlo è di un ostico che veramente è un qualcosa di fastidiosissimo, signori. Di fastidiosissimo. Monda! Monda sopra, Jinbe, Pappagallo, Egged, Mihawk, Sanji col bernoccolo, Namo tutti a Fassentazzone, Moda... Schiaffi in faccia, Dadan. Attenzione, signori! Quest'altra rara alternative di Furengi costò 4-5.000 counter più 2.000. Wow! Ma questi double pack regalano meraviglie, signori! Regalano meraviglie! Bellissimo questo Franky! Non sono un grande appassionato del personaggio, ma questa è veramente, veramente bella. Questa è molto, molto bella, signori. Attenzione, attenzione, perché prendendo in considerazione anche magari i don, i singoli don, più quello che al momento abbiamo trovato, insomma, la vedo gialla, perché giustamente è giallo il colore di questa espansione, ma insomma non la vedo bene per il box, non la vedo per niente bene per il box, perché qua abbiamo trovato anche un Monkey di Luffy. SR costo 5, giocabilissimo nel mazzo di uno dei tre fratelli, magari perché no anche tutti e tre, perché essendo giallo in comune i tre fratelli hanno il giallo, quindi... Bello, questo è davvero davvero bello. E non... Dura, è dura, rimangono gli ultimi due pacchetti, ma già da così, signori... a meno che dall'altra parte non esce la manga, ma insomma... Non la vedo bene, signori, non la vedo bene.
Namoce a Fangiro, ok, Gecko Moria, Jinbe, Koala, Aladino, Tony Tony Cioppia, Sanders, non lo so, Big Boon, Zoro no Asboro, Urog e poi Lucy. E qui abbiamo l'ultimo pacchetto, adesso chiudiamo in bellezza, qui la sbustiamo la manga, signori, la sbustiamo qui la manga, urliamo stasera, svegliamo tutto il vicinato stasera, dato che sto registrando di sera, quindi non avevo proprio voglia di lasciare tutto incelofanato ancora, mi stavo letteralmente, mi stavano prudendo le mani, Nico Robin, bellissima. Bellissima, sapete poi ho una passione io per Nico Robin. Shave, More Pizza, Furenghi e chiudiamo con un altro Basil Hawkins, signori. Un altro Basil Hawkins. Perché no? Perché no? Bellissimo. Meraviglioso, un'altra SR. Bellissimo. Tanta, tanta roba è uscita in questo case, signori, eh? Tanta, tanta roba. Allora, piccolo recap. Monkey di Luffy costo 5. La rara alternative di Franky. Due Basil Hawkins, SR ovviamente. Jinbe, sempre SR. Sanji. Boa Hancock. Sengoku rara alternative. Jewelry Burberry. E un'altra Jewelry Burberry. Ovviamente, leader alternative, bellissimo, veramente bellissimo. Questa è, credo che sia, il leader più bello del gioco. Il leader più bello del gioco. E calcolate che, comunque lo vedremo anche nella grafica finale, dopo aver sbustato anche il box, perché subito dopo di questo ci sarà il box, abbiamo avuto, sono 8, quindi 16 bustine. In 16 bustine sono uscite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pull. Più ovviamente dobbiamo metterci perché non c'è da escluderli nel conteggio anche i don. Io adesso sto facendo un casino, però comunque vabbè. Ci sono 4 donne, abbiamo trovato 4 donne sia di un tipo che dell'altro, quindi volendo li si possono rivendere anche in coppia, più ovviamente il pool delle bustine. Andiamo a vedere cosa troveremo all'interno del box. Box da 24 bustine. Signori, eccoci! Partiamo! Non vedevo l'ora di iniziare a sbustare questo box di OP07. Mi stavo letteralmente sbustando addosso. Vediamo cosa uscirà e soprattutto se il pool che uscirà all'interno di questi booster pack varranno di più rispetto a i double pack. Iniziamo con Gismonda, Edison, Vega Force 01, Boa Marigold, Caribou, Island of Woman, Megatron Ninetales Rush, Gecko Moria, Roronoa Zoro, Monkey D. Dragon, carinissimo, bellissimo, fantastico, Monkey D. Luffy e Urog, che è ottimo per un altro leader, ovvero Bonnie Mono Verde, primo pack, primo leader, insomma, poi ovviamente ci saranno delle considerazioni finali da fare, ma insomma, vediamo come va al momento. Vismoke Regius, Spandam, Khalifa, Island of Woman, Dice, Gloriosa, Big Gun, Big Ban, Dragon Breath, Galaxy Wink e Boa Hancock. Molto carina, molto carina. Già subito una Inner Sleeve, così almeno andiamo a proteggerla. Per Boa Hancock. Bellissima. Davvero bellissima. Mettiamo qui il pool, così almeno abbiamo sott'occhio tutto per filo e per segno. E alla fine di questo video poi andremo a prendere proprio in considerazione qualsiasi aspetto che troveremo sia all'interno del box che all'interno degli 8 double pack, così almeno avremo un Lilith anche molto carina da giocare in Vegapunk, dicevo, così almeno da avere un quadro più completo della situazione e se converrà acquistare più un box o un case di 8 double pack. E soltanto al termine di questa sbustata avremo il risultato finale, andando a paragonare
i vari prezzi, ovviamente, e quel che avremo trovato, il totale di quel che avremo trovato all'interno di questi due articoli ben differenti presenti nell'universo del TCG di One Piece. Continuiamo a passo spedito, signori, così almeno vediamo se troveremo qualcosa di bello, perché qui è presente una delle manga più belle che io abbia mai visto, ovvero quella di Boa Hancock. Chissà, chissà, signori. Intanto una Jewelry Bonnie, ottima, da giocare magari in qualche lista di jewelry, di Bonnie Leader. Ogni tanto l'ho vista, non è una costante, ma ogni tanto l'ho vista giocare e ha praticamente l'effetto di doffia 10 depotenziato. Passatemi il termine, perché on play uno dei... Ah, qui c'è il Don, fantastico, andremo a vedere anche qual è il Don, quindi qua andiamo proprio veloci veloci. Don, bellissimo, bellissimo questo, questo veramente meraviglioso, con la flotta dei sette, straordinario, bellissimo davvero, meraviglioso. Quindi andiamo veloci qui, Lucci, abbiamo trovato anche Lucci, Rob Lucci anche, character, Tony Chopper raro, ma davvero bellissimo il Don di OP07, straordinario, più lo guardo più mi piace. Poi ovviamente grazie anche all'arrivo di altri due Don alternative che avete già visto presenti, Foxy, fantastico, oggi trovo tutti i leader, li trovo io. Come dicevo, gli altri due Don alternative presenti all'interno dei double pack, insomma, si hanno ancora altri tre Don disponibili per poter variare. Apu, Ma, Sterry, Aladdine, Egghead, Sanji, Dice, More Pizza, Musket Deuce, Nico Robin, signori, la bellezza di questa carta fantastica, Tony Chopper, bellissimo, Foxy, raro alternative, niente male. Niente male a livello di artwork, poi a livello di giocabilità, non proprio la miglior carta che un collezionista vuol trovare, però comunque c'è, è presente all'interno del set, quindi magari per chi vuole un master set, perché no? Questa non si può dire, Edison, Shakespeare, Koala, Aladino, Tony Chopper, Don Quixote do Flamingo, Gina, Bartolomeo, questa anche è un'altra carta che si gioca in Bonnie, Kaku e Sanji, bello anche Sanji SR, l'ho visto giocare molto spesso nel Luffy, chiedo scusa, nel Law Red Purple, questo Sanji qui. Ogni tanto mi sembra che sia questo, mi sembra, non sono sicuro, ma mi sembra che sia questo. Vediamo, vediamo signori, perché siamo ancora agli albori di questo box. Monda, Dogure Magura, questa non si può dire, Dragon Mihawk, Ninetales, Califa, Cocodrillo, Hamburg, certo, Otama e Dadan. Chissà cos'è che troveremo. Adesso, fino ad ora, abbiamo trovato 4 SR e una speciale. Quindi va bene. Ma! Sandora, Caribou, Keep Out, Iron Body, Shaka, Slave Arrow, Outlook e Fisher Tiger. Carino Fisher Tiger. È sempre stato un personaggio che mi ha affascinato per la sua storia. Fisher Tiger. Ecco qua un altro pacchetto con il Don, quindi anche qui andremo molto molto veloci. Quindi ci sono due Don e Vegapunk anche abbiamo trovato, quindi ottimo, con Tempest Kick e Trafalgar Law blu. Abbiamo trovato anche l'altro leader, quindi adesso, se non vado errato, ne abbiamo trovati 4. Manca Bonnie e poi credo che li abbiamo trovati praticamente tutti. No, ci manca anche Boa. Boa blu manca, Morgan, Mr. Tanaka, Rorazuro, Giuseppe, Monkey D. Luffy, eccolo! Questo, signori, è un pool interessante.
Monkey, questo Monkey di Luffy è davvero interessante perché viene giocato nel giallo sia in Egghead che soprattutto nel Monkey di Luffy giallo-nero. Essendo costo 5 e 6.000, essendo soprattutto costo 5, si sposa benissimo con la versione bambinesca di Cappello di Paglia. Ottima, 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 davvero eccellente come carta e sono sicuro che avrà un prezzo non indifferente, ma comunque lo troverete al termine nella scheda dedicata al termine di questo spacchettamento. Anche qui c'è, perfetto, abbiamo trovato anche Bonnie, quindi adesso manca soltanto con Ain e Urog, manca soltanto l'ultimo che dovrebbe essere proprio Boa Hancock. E poi abbiamo trovato tutti e cinque i leader disponibili all'interno di questo settimo capitolo di One Piece, signori. Edison, Marigold, Tunchus, Lesplers, York, Ninetales, Egghead, Dracul Mihawk, Monkey di Luffy, questo è fantastico, Attori, Blaze Lies e Margherita. Margherita? Margherita. Queste sono citazioni di un certo livello, a livello proprio cinematografico, signori. Sterry, Capote, Usopp, Reishu, Spandam, Egghead, Caribou, Atlas, Capitano John, Gecko Moria, Kaku. Eccolo, signori, è arrivato anche il padre, Monkey D. Dragon. Questo, signori, grande carta, perché gioca rosso. È una grande carta. Carta enorme. Davvero bellissimo. Dragon straordinario. D'altronde non poteva che seguire lui dopo il Luffy giallo a costo 5. Il Dragon a costo 8. Rush, che quando viene giocato assegna due don esauriti. Probabilmente qui c'è Boa, perché l'ho vista. Eccola qua. Quindi abbiamo trovato tutti quanti i leader al momento. Già l'avevo vista, chiedo scusa, siamo andati molto veloci su questo pacchetto, ma inutile aspettare. L'avevo intravista, quindi ho detto, va bene, l'abbiamo trovata, va bene così. Certo, Boa Marigold, Capote, Khalifa, Aladino, Dado, Slave Arrow, Dragon Breath, Nico Robin è bellissima davvero, Sengoku, bellissimo questo, la Secret, è uscito Port Gas di Ace Secret, questo signori è un pull, questo è un pull, tanta tanta roba questo qui, questo è tanta tanta roba, quindi adesso gli diamo sia una Inner, che ovviamente una bustina non glare trasparente. Questo è un gran pull. La SR è uscita, signori. Grande carta che poteva uscire sia Ace che Sabo, perché c'è la versione SR anche di Sabo. La Secret, chiedo scusa, la Secret di Sabo. Quindi poteva uscire o lui o Sabo. Non so se è possibile magari con questo nuovo set trovarli entrambi, ma non credo. Ma è uscito lui che comunque va benissimo, va più che bene, signori. È un grande pull, costo 10, Rush se si hanno due vite o meno. Giocabile in uno dei tre fratelli? Non so, probabilmente non trova tanto spazio all'interno delle dinamiche dei due fratelli, soprattutto perché evolvendo la versione piccola con quella grande, ha un vantaggio a livello di potenza superiore rispetto all'avversario. Consumarsi 10 don per o un attacco finale, ma insomma non lo vedo tanto utile in un mazzo dei tre fratelli. Poi magari è molto possibile che mi sbagli, sia chiaro. È molto possibile che mi sbagli. Calcolate che poi il meta italiano ed europeo, ma proprio inglese in generale, è completamente diverso da quello giapponese. Quindi, insomma,
Non si può fare affidamento sulle profile del sollevante. Island of Woman, Shave, Salomé, ancora Dragon, Tempest Kick e Monkey D. Luffy che combatte contro Foxy. Ultimi due pacchetti, signori, ce li mettiamo qui e partiamo con la prima sbustata, la prima delle ultime due. Quindi penultimo pacchetto, vediamo cosa esce. Vismo Kreiju, Usoppa, Tonkin Spurs, lui, l'altro, quest'altro ancora, Koala, Slowman, Masked Deuce, Rob Lucci, Ain e Ace. Questo Ace pure è interessante giocarlo perché comunque è un blocker, soprattutto nei mazzi dove c'è Ace che è un giallo-blu, quindi sicuramente è molto interessante vedere come gira in un mazzo del genere. Ultimo pacchetto, signori. Quello non si può dire. Pickles, Iron Body, Hamburgo, Ronazoro, Fistos First. Vediamo se chiudiamo in bellezza. Stussy, una SR. Va benissimo. Abbiamo chiuso con Stussy, che comunque chiude in bellezza, essendo una bella presenza. Ricapitolando, signori, a parte i due Don che abbiamo trovato, il pool del box è stato il seguente: Monkey D. Dragon, Monkey D. Luffy giallo, Sanji, Foxy Alternative, Bonnie personaggio, Lilith, Boa Hancock, Stussy e per finire la Secret di Portga di Ace. Secondo cerco di metterlo. Ecco qua. Questa è una gran carta, signori. Andiamo alle conclusioni. Conclusioni. Il drop del case ha nettamente superato in termini di valore economico e rapporto bustina, carta SRU superiore, il box, con un valore complessivo del primo di circa 150-200 euro ed il secondo di 80-100 euro, tenendo presente anche che i valori sono su base ideologica al momento, considerando anche il fatto che con il case i don di solito vengono venduti di media 5-10 euro l'uno e solamente quelli vanno a garantire una base di partenza molto valida per i double. Attenzione, i valori sono fittizi e potranno essere più alti o più bassi a seconda della richiesta una volta che il prodotto verrà commercializzato, ma una cosa è certa, anche a vista d'occhio, i pack a discapito del box hanno vinto questa prima battaglia. È normale che di fattori da prendere in esame ce ne sono ancora molti, come ad esempio la sbustata di una manga, che renderebbe difficile il prevalere di un prodotto sull'altro, a meno che non capitino miracoli, lo abbiamo anche accennato durante l'unboxing, il fattore fortuna, che può vertere a favore di un giocatore piuttosto che un altro, e molto altro ancora. Quindi prendete questo esperimento per quello che realmente è. Un esperimento che non dà mai risultati, né uguali né certi. Ma nonostante ciò, questo primo incontro se lo aggiudica il case di Double Pack, che a quanto pare ha confermato le leggende che aleggiavano attorno al fatto che in questi piccoli articoli si nasconde un vero e proprio tesoro. Prima di concludere vi lascerò in descrizione tutti i riferimenti alla fumetteria Loop Games, così se vorrete reperire gli articoli appena trattati potrete contattarli per assicurarvi una o più copie personali. Concludendo, non ci resta che aspettare il prossimo set per scoprire assieme se il Double raddoppierà portandosi sul 2-0 o nel box di OP08 si celerà l'arma segreta che porterà nuovamente il risultato in parità. Staremo a vedere. E voi acquisterete uno dei due articoli appena trattati o vi limiterete a recuperare le singole carte? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.